Stefano Laudoni sarebbe il nuovo tronista di Uomini e Donne. Non c'è ancora l'ufficialità da parte del programma di Maria De Filippi, ma la voce è girata su diversi siti dedicati al basket, sport in cui l'ex fidanzato e professionista milita nell'Urania Milano. La conferma arriva da alcuni commenti social lasciati dalla ex fidanzata Valentina Vignali, con cui recentemente sembrava esserci stato un riavvicinamento. Inutile dire che la bella star del web, anche lei cestista ma anche modella influencer, non l'ha presa affatto bene, pubblicando una serie di commenti infuocati contro Laudoni. La voce è arrivata anche nel mondo della tifoseria, tanto che nella partita Milano-Pavia di ieri, 24 febbraio, i supporter pavesi hanno pensato bene di accogliere il giocatore della squadra rivale con lo striscione "No Maria, io esco". "Si merita questo e molto di peggio", ha scritto la Vignali in un commento su Instagram al post del sito La Giornata Tipo, definendo l'ex fidanzato Laudoni una persona crudele, ridicola, opportunista, arrampicatrice sociale, senza vergogna e anche poco intelligente, che gioca coi sentimenti delle persone. "Andasse pure a sedersi sul trono", aggiunge la cestista, sostenendo di possedere foto, video, audio dove piange e mi sbava dietro fino a 3 giorni fa. La storia tra la Vignali e Laudoni si è chiusa nell'autunno 2017. Una rottura seguita da una vera e propria guerra a colpi di social, con lei che l'ha accusato di averla tradito con Francesca Brambilla di Avanti un altro. La liaison con quest'ultima è durata quanto un battito di ciglia e Valentina, nonostante tutto, recentemente avrebbe accettato di dargli una seconda chance all'ex. Peccato che lui, a suo dire, sarebbe letteralmente sparito subito dopo. Superficiale e subdolo a tal punto che quando ha visto il calo di popolarità dopo la nostra rottura ha avuto l'indecenza di tornare a piangere alla mia porta, di inginocchiarsi parlando nuovamente di futuro e matrimonio, di quanto avesse fatto l'errore della sua vita e perso la cosa più bella che aveva. "Io in un mese ero dimagrita 12 kg, non dormivo più, e avevo sofferto tanto, ma nonostante questo avevo deciso di dargli una seconda chance e invece lui fingeva solo per un pugno di followers. Mi sono ritrovata bloccata ovunque da un giorno all'altro senza motivo, e ancora una volta senza una spiegazione. Ho capito che si trattava della chiamata a Uomini e Donne. Sputare sopra alla donna che ti ha amato con tutto il suo cuore e ti ha dato una seconda possibilità e sputare sopra al basket che proclami di amare che allo stesso modo ti ha dato una seconda possibilità, e ce lo ricordiamo perché Stefano Laudoni stava in C2 a Sora. Per fare 4 serate in discoteca e parliamo ancora di valori e coerenza. Persino Francesca Brambilla, che già si era detta pentita del flirt con Laudoni, lo ha attaccato, definendolo un pagliaccio in cerca di soldi e notorietà. Insomma, se davvero il giovane sbarcherà alla corte di Uomini e Donne, le dosi di trash e divertimento sono assicurate. Chi se ne frega.